un'unione di aggregazione di cultura d'impresa che ha come scopo quello di mirare alla competitività mirando all'eccellenza sul piano delle performance ambientali di processo e di prodotto e che si chiama SoSky. Tra i fondatori, oltre al co-vicepresidente dottor Barzoni di Viadana, che è il leader, tra i leader a livello mondiale nel campo della certificazione di ciclo dei pallets nell'ambito della logistica, anche Katia Bastioli, che sappiamo tutti essere l'anima e la forza di Novamont. Ma il mio intervento qui, per poter rispondere alle domande che ci ha fatto Alessandro Di Stefano, tiene conto del fatto che, avendo la barba bianca ed essendo 30 anni che mi occupo di queste cose, di cose ne ho viste. Allora, quello che io vedo è che la forbice tra questo paese e l'Unione Europea, anche sul versante di cui oggi ci occupiamo, si sta ampliando in maniera assolutamente impressionante. A livello della cultura dell'Unione è in atto un percorso che ho avuto anche la fortuna, io ero l'esperto del rapporteur sia sulla direttiva Ecolabel che sul regolamento EMAS, quindi vado indietro nel tempo. Io vedo con grande chiarezza, ha detto bene Alessandro, l'Unione ci può mettere tempo, ma quando va inesorabile. Fortunatamente la vecchia Europa ha elaborato un percorso per cui, partendo dagli approcci settoriali per matrice ambientale, per metodologie al contorno, per iniziative anche di sostegno economico, sta oggi puntando ad un'unificazione strutturale importantissima, che è stata qui citata anche stamani, che è la politica integrata dei prodotti, che altro non vuol dire se non il fatto che una società e le sue espressioni imprenditoriali si fanno carico di perseguire sostenibilità già nell'atto del concepimento del bene e del servizio, e fare in modo che il bene e il servizio addirittura includano quasi valenze simboliche di comunicazione tali da rendere immediatamente percepibile all'utenza o al consumatore la valenza di sostenibilità del bene e del servizio medesimo. Lungo questo percorso, diciamo, di focus sull'IPP, la Commissione, l'Unione, il Parlamento Europeo, con grande lucidità, il sistema Germania, l'area che una volta chiamavamo del Marco, vede un'alleanza tendenziale con l'altro tema cruciale che in Italia, a parte Gianni e qualche associazione, ha una struttura logica intelligente solo in Conferenza Episcopale Italiana, col gruppo di lavoro per la salvaguardia del creato condotto da Monsignor Brigantini, che è il tema degli stili di vita. Quindi l'Unione dice il tema di tendenza è cultura avanzata di impresa, cultura sociale e percezione sociale del problema che si traduce in stili di vita. Sono 10 anni che, in un approccio che possiamo anche non condividere, cosiddetto win-win, il tema è fare lavorare nell'ambito dei programmi d'azione in campo ambientale della Commissione, fare lavorare il mercato per l'ambiente. Nel nostro paese abbiamo toccato il punto di il picco di sintonia con l'elaborazione comunitaria nel giugno del 98, quando Confindustria pubblica un rapporto che sarebbe bene venisse oggi letto e riletto costantemente, che si chiamava Ambiente e competitività. A quel documento ha corrisposto il tentativo da parte di pezzi del sistema istituzionale di corrispondere, di togliere il meccanismo dell'overlapping normativo, di porre in essere per
percorsi di semplificazione amministrativa intelligenti, superare logiche command and control per andare a logiche di interazione dove ognuno rispettasse i propri ruoli per risolvere i problemi tra imprese e istituzioni. Io credo che sarebbe bene prendere atto, è stato detto anche stamani, è stato credo troppo buono Lino Zanichelli, ma il suo ruolo istituzionale lo imponeva anche come valutazione rispetto a questa conferenza sul clima, ma va detto che i 5 anni dal 2001 al 2006 hanno devastato ogni qualunque ipotesi di mantenimento di sintonia con la Commissione, alla quale degenerazione di sistema non hanno, corrispondono ulteriori cose che io non capisco. Ho una qualche esperienza nella mia vita sul versante di costruzione dell'ambientalismo, no? Già mi ha cominciato tanti anni fa. Sentire che nel movimento ambientalista oggi in Italia c'è il tema di essere ambientalisti o del sì o del no, a me fa schifo, per il semplice motivo che l'ambientalismo come l'abbiamo concepito noi era nel merito, non è né del sì né del no, è nel merito, è quello che chiamavamo l'ambientalismo scientifico e sul quale nessuno ci ha mai beccato, perché eravamo i più bravi di tutti. Sto parlando di Laura Conti, Giancarlo Pinchiera, Antonio Cederna, sto di un grande struttura di memoria. Detto questo, perché sapevamo che chiunque parli di NIMBY mente sapendo di mentire. Nel 1990, nell'ambito dei progetti Eureka, un'importante compagnia di Manchester, per conto della Commissione, ha iniziato il censimento dei casi di conflitto ambientale a scala Europa, allora 15. NIMBY, il Not in My Backyard, è da sempre tra la quinta e la sesta posizione. L'emotività, l'irrazionalità delle persone. La sindrome che da sempre al primo posto si chiama Not in My Terms of Office, NIMBY, che è lo scaricabarile tra le istituzioni, che nel nostro paese poi è un caso straordinariamente eclatante, ma provate a pensare ai percorsi di pianificazione, valutazione. Noi siamo il paese nel quale, soprattutto a livello istituzionale, nessuno fa il mestiere per cui è stato chiamato lì, e quindi, come dire, la cosa è complessa. Cosa ci manca per poter rispondere alle domande chiave che ha fatto assieme ad Alessandro l'altro di Stefano, cioè Andrea, nel suo intervento? Per funzionare per l'eccellenza e per avere dei meccanismi di certificazione credibili occorre a conoscere lo stato del proprio ambiente. Sono pronto, avendo, come dire, una certa esperienza nel campo, a confrontarmi con chiunque rispetto alla conoscenza dell'ambiente in questo paese, dove solo alla scala dell'informazione geopedologica abbiamo ad oggi coperto il 33% forse del territorio.